In diretta dal circuito del Montmeló nella Catalogna, in Spagna, ma esce nel quarto round della Premier League, stagione agonistica 2021-2022. Amici di Formula Italia Team, come di consueto, un caloroso saluto da parte di Raffaele Lelli per voi, Rossi. Insieme a me in cabina di commento torna a trovarci Sebastiano Blancardi. Buonasera, Sebastiano. Buonasera a tutti. Un saluto ovviamente anche alla stanza dei bottoni e alla direzione di gara rappresentata da Lorenzo Tamorri per i più Lopeschi. Ciao Raffa, buonasera a tutti. E del caro Ernesto Coppola, il sempreverde Mister X. Ciao Raffaele, buonasera a tutti. Scusate per la voce. No, piove come vedete dalle immagini, quindi siamo tutti un po' imbacuccati per coprirci un po' da questo meteo che sta imperversando sulla Prime League, sul circus della Prime League, che dopo la novità del tracciato portoghese torna in un tracciato decisamente più conosciuto qui in Spagna. Piccolo recap di quanto accaduto la scorsa settimana per chi si fosse perso il GP in Portogallo. Abbiamo assistito alla prima pole position in carriera per Doctor Who, suo compagno di squadra, tra l'altro il Red Bull, Kiko Driver, si è davvero ben comportato proprio in qualifica. Però entrambi sono rimasti un po' ghiacciati allo spegnimento dei semafori, hanno perso molte posizioni in quella che è stata una gara, diciamo, ciclistica tra Lewis e Ferrari, a tirarsi in tutto il primo stint di gara. Nel secondo stint di gara purtroppo è arrivato un contatto che a entrambi è stromesso dalla possibilità di vittoria. Ne hanno riapprofittato le due Red Bull per transitare prima e seconda sotto la bandiera a scacchi, con Doctor Who primo e Kiko Driver secondo. Kiko Driver che però ha preso una penalità di 3 secondi proprio negli ultimi giri, dovendo cedere quindi il secondo posto a River Marathon, e purtroppo non completando l'1-2 marchiato Red Bull, che insomma in quella serata ci aveva fatto sognare, e che quella serata quindi ne sono usciti decisamente da top della giornata, una top nella quale comunque sono arrivati buoni segnali anche da Naspers, diciamo sempre in zona di DRS, con i primi della classe, e anche Grigor, che per la prima volta in carriera ha raggiunto la top 5. Detto ciò, dopo questo GP, classifica piloti che quindi recita: Ferra primo a quota 87, Leuz 49, River 46, Doctor Who 45, Kiko Driver 33, a chiudere, diciamo, la papabile zona finals della quale tanto si è chiacchierato nel corso della settimana. Classifica costruttori che invece vede svettare la Mercedes con 81 punti, 3 lunghezze sulla Red Bull, poi più staccate Aston Martin, Alpine, Ferrari e McLaren. Seba, la Prime torna su una pista decisamente conosciuta, diciamo, cosa ti aspetti da questa categoria al solito, però su questa pista in una qualifica finora anche parecchio interessante vista la pioggia. Che cosa mi posso aspettare? Mi aspetto sempre un Ferrari in forma che comunque, quindi un Ferrari 87 in forma che ovviamente vorrà cercare di cominciare a prendere il largo in classifica. È ovvio che la pioggia è un elemento determinante che può sempre scompigliare le carte, ma da quello che si sta vedendo in questa sessione di qualifica sembra che Ferrari sia ben determinato a tenere la prima posizione, ma come detto poco fa, in gara può succedere di tutto. Per questo GP nella lista partenti si segnalano le assenze di Super Simo e Chi Come Dio, quindi come vedete dalla grafica in sovrimpressione sulla sinistra solo 10 vetture in pista in attesa che la Formula Open possa rinvigorire la griglia di partenza. Intanto seguiamo anche Ferra sul traguardo e va a migliorarsi, 26.651 in questi minuti di qualifica, questa decina di minuti che sono trascorsi. I piloti che hanno messo tanto carico di carburante ovviamente stanno prendendo un po' la confidenza con il tracciato, che però in realtà almeno dal live timing, che tra l'altro potete seguire anche voi sul nostro sito www.formulaitaliantim.com nella sezione statistiche gara e qualifica, che in realtà dovrebbe essere nuvoloso almeno dai dati che ci arrivano, gara invece dovrebbe avere il sole. Per le penalità, ecco, segnaliamo anche che Leuz, come vedete, è in basso in classifica al decimo posto, non potrà registrare nessun tempo a causa di quel contatto della quale parlavamo, avuto con Ferra la scorsa settimana, e quindi purtroppo non potrà prendere il via, ma comunque in 10 potrà anche scegliere, diciamo, la gomma con la quale tentare un ultimo azzardo, anche se Ernesto Lore, a microfoni spenti, chiacchieravate sul fatto che se sono furbi fanno tutto il tempo con gli intermedi e poi hanno tutti libertà di mescola. E loro invece suggeriva, magari qualcuno tenta la zampata di metterla la gomma d'asciutto. Che Ernesto, quanto bisogna essere furbi per farlo? E poi loro, quanto bisogna essere coraggiosi per mettere la morbida? Beh, io mi aspetto che i primi più veloci non facciano, se ci fosse la possibilità di avere pista asciutta, non facciano il tempo con la gomma d'asciutto. Tanto ritiro per Kiko Driver, con Alex Pilutino andiamo a cercare la vettura, è un Sì, errore nella S classico. salita.
per Kiko magari vado a cercare se aveva una gomma da asciutto. No, entrambi, tutti quanti con l'intermedio per il momento hanno fatto registrare e tutti quanti calzano ancora proprio la mescola intermedia, mentre che siamo a bordo con Alex Pilotino a caccia ancora una volta ad affrontare curva 10, ancora una volta nel layout storico e nella configurazione, insomma, che ha già ospitato tra l'altro la 5 volte la Prime League dal 2016, le solite 16 curve, i 4,5 km del tracciato del Montmeló. Un dato particolare è il fatto che è la seconda volta in qualifica in Prime che va a piovere, poi in tutte le altre edizioni è sempre, c'è sempre stato il sole. 5 diversi pullman, ovviamente, visto la dinamicità, diciamo, della griglia di partenza in Prime League. Una pulla che tra l'altro per due volte si è concretizzata nella vittoria, invece nei tre restanti nelle tre restanti occasioni la casella comoda, diciamo, fu quella della terza, quarta e sesta posizione. E una pulla che tra l'altro è stata conquistata su questa pista da due campioni della Prime di quell'andata, Shill e Movians. E ovviamente tutte queste si potete trovare anche in questo caso nella sezione proprio statistiche del nostro sito. Attimi di calma, di quiete. Sono curioso, Lore, dicevamo in precedenza del poterla montare la streak, poi continua a piovere dalle immagini qui nella sì, pit lane. Sappiamo, insomma, quest'anno c'è questa novità del meteo approssimativo, no? Quindi c'è la possibilità che anche i piloti abbiano ricevuto delle informazioni variabili anche l'uno dall'altro, e anche noi abbiamo delle informazioni che non sono iper precise, quindi sappiamo che magari può essere nuvoloso con una buona probabilità di pioggia, quindi magari potrebbe andare ad asciugarsi nell'ultimo minuto, ma dubito a questo punto che vedremo qualcuno provare la slick, anche perché oggettivamente sta ancora piovendo, quindi... E allora quasi sicuramente resterà imbattuto il record della categoria fatto registrare su questa prima, di un primo 14 secondi 872 millesimi, fatto registrare tra l'altro proprio l'anno scorso da Emis quando ottenne la pole. Sono curioso, perché coinvolge proprio il buon Lopeschi, il discorso per il distacco più ridotto tra la pole e la seconda posizione che si registrò nel 2018, quando il qui presente Lore si piazzò davanti a Stemme verso i 65 millesimi. Per il momento il solco è un po' più ampio tra Ferrari e River, però vediamo. Qua gioca molto anche un discorso di assetto, perché magari alcuni piloti, visto comunque la condizione media un po' incerta, potrebbero aver fatto delle scelte molto diverse, quindi vediamo. Il fatto che River abbia fatto un tempo così alto magari potrebbe indicare un assetto un po' più scarico, che potrebbe favorirlo in caso di situazione asciutta, per esempio. Sì, magari un tentativo, proprio un setup studiato per la gara. 2 minuti al termine, un Doctor Who che va sul traguardo nel tentativo di migliorarsi, di avvicinarsi a quel 26.651. Si migliora, toglie quasi 2 decimi dal suo tempo, ma resta dietro a River Marathon. Per il momento farà davanti a tutti, poi River Marathon, Doctor Who. Bella la sorpresa, oddio sorpresa, una conferma in realtà di Kregonen, ancora una volta positivo in qualifica, poi in gara purtroppo ne succede sempre una, iene succede una più di Bertoldo. Kiko Drive purtroppo non migliorerà, visto che si è ritirato contro le barriere in uscita da curva 7, sesta posizione poi per Matti Puzzo, seguono Robby, Alex Pilotino, Naspaz e Lauz, e come detto non potrà prendere parte a questa sessione di qualificazione. Naspaz tra l'altro ha da poco iniziato il suo giro, lo ha appena fatto, pilota della McLaren. Scusami, Raffaele, sì, River giro annullato e Dottor Who sta migliorando di 70 millesimi. E allora che Ferra sta migliorando, vediamo Ferra dove si trova sulla pista in questo momento, a curva 6, mentre Doctor Who arriva a curva 10. Seba, se vuoi commentare l'onboard da Doctor Who, questo tipo. Aspettate che metto l'onboard, perché ok, qua siamo appunto quasi nella parte finale, ovviamente siamo sul bagnato, quindi anche un tratto scivoloso, quindi veramente veramente complicato. È andato leggermente lungo con un bloccaggio sul bagnato, adesso è nella chicane, vediamo come va in accelerazione. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 091. Nonostante quell'errore si avvicina a Ferra. Si è avvicinato, ma comunque distantuccio. E quindi c'è da dire che Ferra, proprio siglando questo 1, 26 e 651, ha dato anche un bel distacco. Adesso 1, 26 e 0, 36, quindi ancora di più questo distacco sul bagnato, quindi si è messo ovviamente in prima posizione in zona sicura dagli altri, quindi a meno di clamorosi colpi di scena all'ultimo, la pole dovrebbe essere sua.
Bandiera a scacchi tra poco esposta. Krikunen si lancia stando molto vicino a Naspaz. Vediamo se riesce nel sorpasso. Per il momento si è migliorato in 27-2. Va a sopravanzare Naspaz. Non hanno preso bandiera a scacchi, quindi entrambi potranno andare a chiudere un ultimo giro, nella speranza magari entrambi che la pista si vada a migliorare in questi ultimi istanti. C'è un po' di sole timido dietro le nuvole qui tra curva 2 e 3. River migliora 26-7. River si guadagna allora la seconda posizione. Allora vediamo, Krikunen e Naspas sono stati i primi, poi ci dovrebbero essere Alex Pilotino, li vedete in basso a destra lì, il pallino sulla mappa, e la Alpine di Roby. River Marathon che no, dovrebbe avere ancora un'occasione, diciamo, non so se ha sufficiente erzo. Sì, che... sta migliorando. Ah, ok. Sta migliorando, quindi... sta tagliando un altro decimo e qualcosa solo nel primo settore, quindi aspettiamo. Ne ha tolti, mi sembra, 4 di averle, se non ho letto male nel primo pezzo, se non sbaglio. Poi non so, intanto, magari mi sbaglio. Ritiro in Aspaz, errore classico alla Caixa, uscita sul corto all'esterno, sempre molto insidioso. Si prepara ad arrivare Krikunen, mentre che Ferra ha già concluso quindi la sua qualifica, prende la bandiera a scacchi in attesa eventualmente del quarto diverso Pullman in queste prime 4 stagioni di Prime. Al momento siamo a 3 con la pole position conquistata da Lenz. Ferra è dopo si è girato, aveva comunque perso buona parte di quello che stava guadagnando nel secondo settore, quindi non dubito si sarebbe migliorato. Krikunen per il momento sigla un 1-2 Mercedes in qualifica, arriva Alex Pilotino abbastanza lontano per quanto riguardava i tempi precedenti, non riesce a migliorarsi, manca soltanto Robby, però il giro è invalidato. Un gran peccato allora per River Marathon che ha commesso questo errore, è andato in testa a coda in uscita al tornantino di curva 10, e allora termina qui la sessione di qualificazione, si spezza quindi questa, questo filo rosso insomma che stava caratterizzando le qualifiche della Prime. Come detto in precedenza, tre diversi pullman, arriva il bis, la doppia pole position conquistata questa volta da Fabio Ferracini, Ferro 87, che scatterà tra l'altro proprio davanti al suo compagno di scuderia, un Krikunen che, come detto in apertura, si conferma splendidamente rapido in qualifica anche in condizioni di meteo miste, e vedremo in gara se sarà un buon scudiero per lui. Soprattutto un Leutz che parte così lontano dalla decima posizione sicuramente andrà a differenziare la strategia, però adesso avere anche un Krikunen che sembra solido sarà sicuramente un pensiero in più per Leutz. Tra l'altro tutti differenzieranno la strategia, mi aspetto tutti quanti sulla gomma media visto che si sono qualificati con l'intermedia. E allora eccoci qui con la grafica di fine sessione, con Ferra davanti a Krikunen a comporre la prima fila, seconda fila per River Marathon e Doctor Who, terza fila per l'ennesima conferma in qualifica per Kiko Driver, poi Mati Puzzo, quarta fila invece per Robby d'Alex Pilotino, quinta fila a chiudere Naspaz e Leutz. Ricordiamo, manca la sesta fila per le assenze di Kiko Medio in Aston Martin e la McLaren di Super Simo 0014 Simone Esposito. Li attendiamo sicuramente al prossimo GP e, come detto in presenza, attendiamo eventualmente un rimpolpamento della griglia di partenza dalla Formula Open. Quindi, tra l'altro, in chat che saluto, buonasera a tutti quanti, se ci sono piloti disponibili, disposti a volersi lanciare in questa fantomatica avventura marchiata FIT senza aiuti eccetera, stando attenti ai tagli, alla guida, a chi si ha intorno, sono i benvenuti. Il solito, il sito è sempre lì, www.formulateam.com, nella sezione presentazione c'è tutta la guida, quindi se volete è ben disponibile. Splende il sole sul circuito della Catalogna e quindi sarà una gara molto interessante, Seba, per il discorso dei setup, perché come rifletteva in precedenza Lorenzo, River potrebbe magari aver preferito un setup da asciutto, mentre un Ferra estremamente carico magari in qualifica. Ovviamente sì, perché comunque avendo piovuto, proprio come hai detto adesso, magari Ferra 87 ha preferito l'assetto più carico. Quindi bisognerà appunto vedere chi ha preferito fare un passo indietro in qualifica, quindi essendo più cauto in qualifica, ma avere una visione più lunga in ottica gara, quindi magari tentando il colpaccio sull'assetto, ecco, diciamo così. Però appunto volevo dire anche un'altra cosa, che Leutz è peccato che parte decimo, perché l'altra volta in Portogallo ha fatto una bellissima partenza, quindi magari se si fosse qualificato meglio magari avrebbe fatto anche una partenzona come in Portogallo, quindi peccato anche questa cosa qua, volevo solo aggiungerla.
Beh sì, il rettilineo è lungo, sono più di 700 metri fino alla staccata di Ah, curva 1. Come sicuramente. detto, lui la qualifica non poteva farla per una penalità, proprio a causa di quel contatto avuto con Ferrari la scorsa settimana. Inizia quindi adesso il giro di formazione per i 10 piloti che prenderanno il via a questo quarto round con la Premier League. Diamo uno sguardo a quello che sarà il discorso gomme. Tutti quanti calzano la mescola portata dalla Pirelli a banda gialla, fatta eccezione per Alex Pilotino che decide di scattare con la gomma rossa. Farà sicuramente uno stint più breve, 8, massimo una decina di giri, ma si va in estrema sofferenza, soprattutto l'anteriore sinistra e soprattutto per il pilota paddista Alessandro Capuozzo, in arte Alex Pilotino. Al solito con le soste ci attendiamo una singola sosta, specie per i piloti che partiranno con la gomma media, e se non succederà qualcosa con safety car, virtual safety car, insomma qualcosa che può cambiare le carte in tavola, circa 23 secondi per la sosta più o meno, soliti 80 km orari, quindi non dovremmo, e speriamo, vedere anche qualche sorpresa a livello di penalità con l'ingresso in pit lane, che nei cittadini di solito tradisce i piloti, visto che è impostata a 60 km orari. Per i ragazzi che scattano con la media, una massimo ventina di giri, mentre al solito c'è la hard poi disponibile, che potrebbe anche essere una delle strategie, quella di fare soft hard o addirittura media hard per arrivare sereni senza troppi problemi fino alla bandiera a scacchi. Ma tra l'altro è stata la scelta dei piloti di non partirci, visto che nei primi giri dà veramente poca fiducia, e soprattutto in curva 1-2 e nella S7-8, dove bisogna sentire la vettura, si va anche molto ai limiti sui cordoli, sia della pista che di un evento per gli avvisi della pista, che un eventuale errore proprio sui cordoli. Non garantisce la fiducia della quale il pilota ha bisogno. Seba, chi ne esce vincitore secondo te da questo GP? Allora, Raffa, intanto ti faccio una domanda. Parlando a proposito di safety car che hai citato poco fa su questo circuito, nelle scorse edizioni ce ne sono state tante o no? In Per quelle sapere. della Prime qualcuna ce n'è stata, sì, non tantissime, questo mi permetto di dire, Ok, però no, solo per qualcuna ce n'è sapere. stata. No, ok, era solo per sapere, per farci un'idea. Allora, che cosa mi posso aspettare dalla gara che sto per cominciare, come mi hai chiesto? Non è facile, non è facile perché, appunto, come avevo detto poco fa, è una questione soprattutto di assetto, dato che, come ho detto io poco fa, magari in qualifica qualcuno ha fatto un passo indietro, ha voluto, vederla più in ottica gara, invece c'è chi magari si è giocato di più in qualifica, quindi vedremo proprio per i prossimi 33 giri del Gran Premio che sta per partire. E allora la griglia di partenza che è pronta a scattare verso la staccata di curva 1 per il quarto round della stagione 2021-2022 della Premier League. Ferrer e Krikkonen dalla prima fila, inseguiti da River Marathon e Dr. Wu, che potrebbero avere una grande scia. Sembra ottimo il rilascio della frizione da parte di Krikkonen, che va già a sopravanzare Ferrer nelle retrovie. Un disastro, un chicco driver che perde la vettura in trazione e quindi si ha subito un ritiro. Bandiera gialla esposta e virtual safety car con Krikkonen che alza il piede e si lascia sfilare al suo compagno di scuderia poco prima dell'esposizione del regime di virtual safety car, proprio per rimuovere i detriti e la vettura di un chicco driver che mestamente scende dalla sua vettura virtuale con, credo, tirando qualche pugno ai tavoli, a tutto ciò che attorno, visto che era una ottima occasione, soprattutto per la stagione. Finché si è in 10, diciamo, non arrivano innesti noi che potremmo magari sconvolgere gli equilibri. Sono punti già da subito importanti. E poi magari per la cosa in trazione in partenza dà anche un po' di fastidio proprio. Non ho fatto caso se c'è stato un contatto. Non so se Ernesto o Lorenzo hanno visto qualcosa. Stavo in onboard con Reus e ho visto partire la macchina completamente verso il muro, ma da sola. Immaginavo, sì, può capitare. Comunque, termine il regime di Virtual Safety Car, e quindi il primo giro che si prepara ad essere concluso è scattato benissimo. River Marathon, quindi va subito all'esterno di Krikkonen nella curva 10. Resista all'interno Grissi Redelli, molto corretto. E River riesce a chiudere una splendida manovra, certamente concessa anche da un Krikkonen molto, molto corretto. Prova ad infilare il nasino della sua Ferrari anche Matty Puzzo, ma per il momento deve rimandare i suoi piani bellicosi. Dr. Wu studia la situazione, mentre che Ferrari ringrazia Krikkonen, molto vicino a River Marathon in staccata. Una chicane che diciamo non è molto apprezzata nel paddock virtuale, spezza un po' il ritmo del T3 così Reus sinuoso. su Robby. Leutz già in settima posizione, punta la sesta con, mi sembrava, anche Krikkonen che sta andando all'attacco all'esterno. Infatti River Marathon stacca profondissimo, River tenta un eventuale incrocio Krikkonen, ma non può far troppo. Robby intanto è stato definitivamente scavalcato da Leutz. E davanti già quasi 3 secondi tra Ferrer e River Marathon e un Krikkonen che continua a pressare. Si fa vedere ancora negli specchietti, prima a destra, poi a sinistra dell'Alpine.
di Cristian Rivero, che tra l'altro vinse in una maniera un po' particolare qui nel 2019. È l'unico pilota, ecco, ad aver vinto una gara qui in Spagna in questa categoria, ma la vinse veramente negli ultimi metri, visto che lui festeggiando andò a sbattere contro le barriere e la sua vettura non tagliò la linea del traguardo per pochi centimetri. Fu una situazione davvero incredibile. Lo stesso lui ci rimase un po' male, però da lì cambiò anche il suo atteggiamento nell'approccio al campionato. Tanto già fuori dal secondo Dr. Wu nei confronti di Matipuzzo, primi giri di gara dove la vettura è molto pesante, abbiamo già visto qualche correzione da parte del pilota della Red Bull. Da questo giro si potrà utilizzare il DRS, quindi sono curioso di vedere cosa vorrà fare Krikkonen, se provare ad agganciarsi, arrivare a restare lì, a studiarlo, mettergli pressione invece che sopravanzarlo e magari tentare una risalita al suo compagno di scuderia. Lewis intanto segue da vicino Dr. Wu, ma non penso riuscirà a trovare il varco, a meno di una staccata folle in curva 1. Dr. Wu, bloccaggio dentro di destra, salta anche molto sul cordolo interno della 1. Attenzione perché abbiamo visto anche in Master League tanti danni riportati dai piloti al fondo, ai sidepod, alle pance delle vetture, proprio saltando sui cordoli e in alcuni casi anche con delle buche virtuali un po' particolari, che purtroppo hanno compromesso la gara di alcuni piloti. Lewis sembra averne tanto di più qui nel guidato, sembra. Sì, esatto, stavo proprio guardando la battaglia fra Lewis e Dr. Who e sì, co confermo quello che dici tu ed è bello vedere Lewis, quindi anche lui che ha cercato un po' di rifarsi nonostante la qualifica e nonostante la penalità dell'altra volta, quindi bella anche la sua rimonta, il suo essersi avvicinato a Dr. Who Quindi c'è questa coppia interessante, mentre gli altri vedo che in questo momento, almeno a parer mio, mi sembra che si siano un po' tranquillizzati. Eh sì, gruppo che inizia a sgranarsi. Prima si è allontanato Matipuzzo da Krikkonen, adesso anche Krikkonen da River Marathon. Leggermente lungo qui Dr. Wu alla staccata della chicane finale. La 14 e la 15 è completamente dentro il cambio. La Red Bull e Dr. Wu azione al DRS. Sorpasso, diciamo, poco empatico, ma anche uno dei pochi modi certi nella quale si può fare qui in Spagna. Per un momento Dr. Wu ha cercato subito di lanciarsi nella scia generata dalla Aston Martin di Lewis. Mamma Un Leus! grande controllo, wow. Ecco, il cordolo è traditore purtroppo. Già nel Gli è venuto un giro coccolone. precedente, sì. Già nel giro precedente, ero a bordo con lui. C'era salito proprio con l'anteriore sinistra. Ci vuole tanta fiducia, soprattutto nei primi giri, nell'andare lì. Tanti piloti, in realtà, nel corso della settimana abbiamo visto aggirare proprio quel cordolo. Eventualmente, tentare negli ultimi giri per un giro veloce. Diciamo è presto per prendersi questo rischio. Sinceramente io l'ho aggredito per 66 giri. Ma tu sei fortissimo. No, l'ho fatto anch'io, quindi si Ma può tu stai con un fare, si può pilota fare fortissimo. tranquillamente. Se l'ho fatto io, si può fare. Leuz, mamma mia. Più Mamma nulla. mia. Ah, bandiera gialla, intanto Naspers 22. Ah, perché una nel... spazzola. Sì. Ma purtroppo sembra essere tornato. Strano, comunque particolare Naspers, che si era adattato così rapidamente al tracciato nuovo in Portogallo. Aveva fatto davvero un bellissimo primo stint di gara, sempre in scia con la top 5 in zona di DRS. E comunque ha concluso poi in settima posizione, più che rispettabile. Ha già ottenuto dei punti, cosa che accadde fin dal 2013. Purtroppo l'anno scorso non è riuscito a portare punti alla sua causa. Intanto ci riprova Leuz su Dr. Wu. Dentro alla 1 chiude senza troppe difficoltà la manovra, risalta su quel cordolo come consigliato da Ernesto. Bravi voi, evidentemente sono storto io, che era già si sapeva, per carità. Cede un po' il ritmo intanto Krikkonen, diamo anche un po' di inquadrare Ferra, che onestamente non l'abbiamo seguito molto, ecco, in questi primi giri si è allontanato. Sto giro ha guadagnato di 3 decimi e ha perso il giro precedente. Ferra su River o River su Ferra? Ma scusami. Allora, il giro precedente River aveva guadagnato 3 decimi su Ferra e sto giro Ferra gli ha restituito 3 decimi. Interessante, vediamo se Krikkonen proverà eventualmente a smuovere un po' le carte, perché anche lui sembra lì sul filo e stare così vicino il cordolo anche lì è molto traditore. Di solito i piloti ci passano dritti con il volante o saltandolo definitivamente, anche qui un po' largo Krikkonen, che sembra accusare questa fase di peso della vettura, mentre in qualifica con lo scarico del carburante l'avevamo visto davvero rapido, preciso soprattutto, non aveva commesso dei grandi errori in quel giro,
po' mozzichi e bocconi, per carità, perché stavamo seguendo anche gli altri, ma lo avevamo predileggiato dalla chat. Intanto giro veloce, predileggiato dalla regia, perdonatemi, mentre dalla chat arriva l'ennesimo follower, meno 25 a quota 1000, per la quale dovremo inventarci qualcosa. Metteremo Badolato a ballare. Ecco, hot tub con no, succedono cose, non... meglio di no, per il bene dei follower. Finisce intanto fuori dal secondo, dalla papabile zona di RS, Doctor O, nei confronti di un Leutz che sta suonando la carica adesso sulla Ferrari di Matipuzzo, per poi trovare Krikkonen, che è il primo dei piloti a finire sulla lista dei cattivi. Riceve 3 secondi penalità, per la verità anche Naspaz una penalità. Naspaz 5 secondi per ignorare la bandiera gialla. Durante il regime di virtual safety car, forse aveva ricevuto sorpasso illecito. Ha avuto 5 secondi di sorpresa. Tanto dalla chat il buon Luca Framino ci domanda se la scelta del gruppo di scattare proprio con questa gomma media che stanno calzando tutti quanti, fatta eccezione per Alex Pilotino, è stata dettata da un tacito accordo dei piloti di dai, evitiamo la soft, partiamo tutti con la media, stiamo sereni. Sì, un po' lungo Matipuzzo all'ingresso e all'uscita al finale. A te Seba. Eh sì, Leutz l'ha preso in questo momento in scia e lo sorpasserà sicuramente, quindi commette tutto un sorpasso facile, quindi non molto molto ghiotto, molto l'auto come sorpasso, molto avvincente. Comunque è uno dei pochi modi di sorpassare qua, anche perché se si vuole sorpassare nella parte centrale del circuito bisogna avere un assetto adatto, quindi è l'unico punto dove veramente si può sorpassare in maniera facile, ecco. Molto bene, giro dopo giro si allarga la forbice che separa i primi tre classificati, Ferrari, Vermarathon e Krikkonen. Ormai siamo arrivati sui 3 secondi, sembra un Ferra davvero in grande spolvero qui in Spagna, ma sono curioso di magari andare, ovviamente. Errore di Matipuzzo, si gira nella in salita. Oh, però perfetto, 360 sì, infatti. Stato bravissimo, arriva Robby. No, la prospettiva un po' ingannato, sembrava arrivare molto più vicino, però ce la fa poi la camp. E qua quello che diceva Andrea su Matipuzzo comincia a diventare un pochino ma mi sa che sta arrivato in chat. La vettura è quella, purtroppo l'avete contagiato rapidamente. E se vedi il 98 è specchio dell'89, quindi torna tutto, no? Mi dispiace. Ovviamente Matipuzzo adesso avrà le gomme un po' bruciacchiate, ma aveva un buon margine su Robby, quindi credo che se saremo al terzo sorpasso qui sul rettifilo principale con il DRS, con Robby che perlomeno prova a difendere, a rendere un po' più ricca di pathos questa battaglia, ma c'è poco da fare. Molto rapido Matipuzzo con l'ala mobile aperta e riesce, dando un po' lungo per la verità all'ingresso di curva 1, riesce comunque a chiudere la manovra sull'esperto. Vabbè, Roberto Belli, dici. Raffaele, dicevi cosa chiedeva Luca dalla chat? Sì, sono partiti, sì, è stata sì qualifica intermedia, grazie per avermelo ricordato. Qualifica proprio completamente bagnata, nonostante dal lifetiming ci arrivasse una segnalazione che il medium sarebbe andato a migliorare, per carità, sarebbe rimasto nuvoloso, ma comunque migliorare. E in questo caso invece non è accaduto, ha piovuto fino all'esposizione della bandiera a scacchi proprio nell'ultimo giro, della quale è riuscito a approfittarne. La verità solo Krikkonen, visto che purtroppo Rivera ha commesso un errore nonostante stava facendo un buon primo parziale, mentre Alex Pilotino non era andato, ecco, non aveva trovato un buon feeling proprio in quelle condizioni meteo. Tanto è arrivato subito Leutz nei confronti di Krikkonen, un Krikkonen in estrema difficoltà con questa gomma media. Esatto, Raffa, scusa se dico una cosa. Prego, prego. Volevo proprio dire di Leutz che ha cominciato un po' in sordina nel primi giri, adesso sta veramente facendo un ottimo recupero, questo è da dire. Prova a difendersi Krikkonen nel centro della pista, allora sceglie l'esterno Leutz, un po' di pathos finalmente nel duello alla staccata di cura 1 con Krikkonen che salta sul cordone interno, ma deve cedere, uno splendido sorpasso da parte di Leutz. E Krikkonen però resta lì, vediamo se magari approfittando di un po' di air, in realtà manca un po' di carica, abbiamo sbirciato sul suo volante, è un Krikkonen un po' in deficit sia gomme che energetico in questi primi giri, deve scendere dal podio che brillantemente in questi primi 9 giri aveva occupato, una staccata qui alla 5 un po' troppo profonda, avvicina molto il posteriore della Aston Martin di Leutz all'anteriore della Mercedes di Krikkonen, però sembra per il momento calmo e magari trovare un po' di quiete nel cotone della Aston Martin di Leutz, avere il DRS, ricaricare le batterie, cercare di trainarsi e
chiudere questi 5 secondi ormai che ha accusato da River Marathon. Vale lo stesso questo discorso per Robby, anche perché ha trovato un buon traino con Matipuzzo, si tira con il DRS, e quindi per la propria gara di questi due piloti potrebbe essere un po' di ossigeno, visto che in effetti girare da soli non è un problema per Ferra, a quanto pare. Robby ha qualche dubbio sull'integrità della macchina, ho visto salta all'ultima chicane sul cordolo interno. Quindi il fondo potrebbe già iniziare a stringere un po' i denti. Krikkonen molto vicino a Lewis, che difende l'interno. Krikkonen deve fare sì più strada, ma si ritrova con la virtuale traiettoria interna. In un modo o nell'altro Lewis riesce a far girare la sua Aston Martin. Un duello che allontana per la verità ancora di più questa coppia dalla primissima posizione. Un Krikkonen che sta facendo un grande lavoro, visto che è compagno di scuderia di Ferra. Un Ferra che ovviamente ha come primo rivale in campionato il pilota in verde inglese, ecco, Lewis 27. Hanno perso un altro secondo. Alex Pilotino intanto è arrivato al nono giro di gomma soft, quindi plausibilmente sarà lui il primo dei piloti ad andare a fare la sosta. Tanto sottosterzo accusato da Krikkonen alla Kamsa. Continua a farsi vedere negli specchietti di Lewis, per il momento tutto rimandato. Ovviamente c'è poco da inventarsi qui nel P3. Tanto da lasciato, purtroppo non è stato riscattato, ma io ho approfittato di un bevete, magari me lo lancio da solo, visto... Ah no, Paolo lo aveva riscattato, grazie Paolo, quindi io ho bevuto. Seba, Lorenzo, Ernesto e gli altri anche vogliono favorire, abbeveratevi ragazzi. Siamo solo un terzo di gara. Attenzione intanto, Krikkonen in questo momento, scusate, ha sorpassato Lewis su rettilineo. Quindi, non so se appunto... Krikkonen ha magari privilegiato più l'assetto da qualifica o da gara, perché non ho capito neppure io perché per qualche giro l'abbiamo visto in difficoltà, forse per delle regolazioni o addirittura stava aspettando l'arrivo di Lewis. No, questo è troppo. Tanto Alex, credo box, semplicemente abbia avuto, si sia ritrovato senza Hers per rimanere dietro River e poi è andato giù i tempi. Sì, il problema però è che Krikkonen ha il 16%, anzi adesso sta passando rispetto a Lewis. Lewis ne ha quasi 40, quindi è un po' svantaggiato da questo lato Krikkonen, poverino. Quindi difendersi ovviamente gli risulterà più difficile, anche e soprattutto in vista del fatto che Lewis è in grande spolvero, quindi c'è questa battaglia per il terzo posto che Lewis ovviamente si vorrà prendere sicuramente. È una battaglia che potrebbe far rientrare Dr. Uvo, che lo stiamo sbirciando con la coda dell'occhio. Inizia ad entrare nell'inquadratura, nel frame, la sua Red Bull lì a 2 secondi adesso da Lewis. È sotto a 2 secondi adesso. Andiamo, forse Lewis arriva proprio all'ultimo. Krikkonen si difende all'interno, un po' di emozioni finalmente. Quell'attacco della 1, entrambi appaiati, bellissimo. Che bello, che belle battaglie. Che grande Krikkonen comunque anche nelle difese, alla sua seconda stagione di Prime, esordiente Lewis, ma anche nelle social race ha dimostrato di saper battagliare, ampli anche per lui l'esperienza in altri campionati virtuali. Un Krikkonen invece giovanissimo, 14 anni, si sta comportando davvero bene, sta maturando rapidamente in questa Prime, così come ha fatto il suo ex compagno di team in Racing Point l'anno scorso, Daniele Play, che ad oggi brilla in Sport League, che fa al solito l'ore e la sport funziona bene. Oh, mi sa sbagliato. Ah no, perdonate. C'era stato un attimo, stavo in un bordo con Leutz, mi sono un attimo. Mamma mia. Niente, devo cambiare pilota perché sennò non è fatto stasera. Vai su Matipuzzo, vai, vai. Purtroppo un po' di paura per Krikkonen qui alla 11, che va sempre tanto su quel cordolo interno, sia per il fondo che per poi quando riatterra la vettura, quando scende dal cordolo è facile che si alleggerisca e finisca nel ghiaione di Banksavel. Krikkonen sbaglia, l'ho visto sbagliare spesso la chicane terzo settore, e quindi tende a perdere parecchio su Lewis proprio in quella curva lì, il che lo espone a un possibile attacco in curva 1. Ragazzi, siamo all'esito di prima, nella stessa curva come il giro prima, quasi appaiati, con Lewis questa volta che ne esce vincitore e che si porta al terzo posto. Ma ovviamente Krikkonen è sempre lì. Ma di puzzo dica, passa dica. Robby su dritto. Erano usciti entrambi male dalla chicane.
È un Krikunen al limite Mamma mia, tra Krikunen. la sia con il posteriore che anche della sportività, perché va tanto interno sul cordolo in curva 1 per lasciare lo spazio all'Eus. Bravissimo, però di rischi ce Sì, ne sono tanti. vorrei fare una riflessione sulla gara di Krikunen, no? Perché se sta gareggiando con lo scopo di aiutare Ferra, allora sta facendo un'ottima gara, perché ovviamente Leuz in questo momento è, diciamo, River è fuori dalla sua portata, mentre Leuz lo può infastidire. Però così facendo sta sacrificando la sua, perché come diceva prima Ernesto, Leuz era più veloce, è arrivato, stava guadagnando qualcosina sui primi. Nel momento che ha raggiunto Krikunen, entrambi hanno iniziato a perdere. Adesso hanno perso 3 secondi da quando iniziato, anzi quasi 4 da quando hanno iniziato a battagliare. Quindi se sta, attenzione, se Insomma, continua la spinna, posso se aggiungere sta solo una aiutando il cosa? compagno sta facendo un ottimo lavoro, se invece vuole, sta cercando di competere per la posizione, no, perché sta perdendo solo tempo così. Io aggiungo soltanto una cosa invece, ragazzi, che proprio questa lotta fra Krikkonen e Leutz sta anche avvantaggiando Dottor Who, che pian piano si sta avvicinando. Perché comunque togliendosi, Sì, sorpassandosi a assolutamente. vicenda, si tolgono anche il tempo e Assolutamente, tutto. perché perdono tempo dai primi, ma anche su chi li insegue, no? Quindi, soprattutto a Krikunen, che è una penalità, in questo momento non fa molto gioco, ma ovviamente dipende da qual è l'obiettivo che sta cercando di perseguire, perché altrimenti la cosa ideale sarebbe stata mettersi in scia a Leuz e farsi trainare, risparmiare hertz, gomma, avere una guida più pulita, quindi cercare di evitare avvisi e cercare di accorciare un po' sui primi sfruttando il traino buono, diciamo Sì, così. ma tu a 14 anni non stavi in traino a Vabbè, io ti girare. sto di Krikkonen all'interno lo sorpassa. Sorpassa Leutz. no, si è difeso, mi sembra che era già Sì, davanti. aveva Ah sì, passato scusami, si è Leutz, difeso sì. in interno perché Leuz era Ah, molto vicino. perché sembrava che l'avessi sorpassato, scusate, mi sono un attimo perso. È che è stata un po' anomala in effetti la difesa di Krikkonen spostandosi lì al centro, perché Leutz era ancora abbastanza lontano, a meno di un tentativo alla disperata, un sorpasso che sicuramente riarriverà qui sul rettifilo principale. Leutz ancora una volta va a spalancare il DRS. Personalmente la scelta di Krikkonen magari anche una ammissione al fatto che non ha questo grandissimo ritmo. Attenzione perché di nuovo arrivano appaiati, però cede Krikkonen in frenata, sempre saltando con molta fiducia sul tappetino verde interno al cordolo di curva 1. E dicevo magari è un'ammissione del fatto che ok, non ho questo passo, in qualifica andavo bene, magari anche il bagnato mi ha aiutato, però in gara a quanto pare sto soffrendo. Il primo è andato, anche perché il mio compagno di scuderia River ne ha troppo, stuzzichiamolo magari Leutz, anche perché in questo modo aiuterebbe ancora di più anche l'eventuale causa Mercedes, andando un po' a innervosire Leutz. Ecco, ci sta anche questo gioco un po' psicologico. Sicuramente, come avete detto, sta perdendo. In questo momento sarebbe dietro sia a Leutz che a Doctor Who a causa di queste 3 secondi di penalità. Però siamo a metà gara. La penalità possono Sì, però prenderla anche gli altri, possono commettere anche gli Raffa, altri un errore. diciamolo, si stanno e ci stanno facendo divertire. Sì, Sì, almeno assolutamente questo. confermo in pieno. Sì, ma il concetto è sempre a 14 anni lasciatelo fare quello che vuole fare. Siamo ancora alla quarta gara, quindi non penso che si cioè, non Ah, stanno pensando quello. al mondiale in questo Non sono il team principal Mercedes, quindi non è... Tanto vai box, quindi anche un undercut cerca. Un Io undercut comunque, che... ragazzi, volevo solo aggiungere una cosa. Che volevo, vediamo se mi sbaglio, a premiare, apprezzare la costanza di Ferra, che è sempre in quei 3 secondi, 3 secondi e mezzo da River Marathon, quindi è anche il risparmio gomme, tranquillo, cerca di mantenere comunque non un margine altissimo, comunque che gli permette di stare in zona sicurezza. E quindi bella gara anche di Ferra 87, che essendo lì davanti in solitaria no, non viene quasi considerato, ecco, poverino. Non lo stiamo inquadrando con le telecamere, in effetti, l'abbiamo inquadrato poco. Tanto Krikkonen si è fermato ai box e ha montato gomma hard, quindi un undercut sarà difficile da fare con questa gomma. Dalla chat c'era anche un po' di goliardia con il buon Spinno TTV e Luca Flaminio per la Ferrari, che in prima precedenza avevamo inquadrato con Alex Pirottino in testa coda in uscita da curva 9, stava in un po' di difficoltà poco fa, è andato in testa coda anche in uscita dalla 8, e con questa gomma hard. Come detto, la fiducia ce ne vuole tanta. Vediamo Ferra se torna ai box adesso o aspetta un altro giro, perché si era da poco fermato Krikkonen, ok che è l'ennesimo giro in conclusione, però non si sa mai e non so cosa, come vogliono muoversi gli altri piloti, perché la chiamata di Krikkonen è una hard che sicuramente andrà fino in fondo, anzi, se
se voleva proprio montarla poteva farlo anche leggermente prima. Non so se Ferra, River, Leutz, che anche lui allunga, non risponde a Krikkonen, vogliono provare una gomma soft per anche prendere il punticino extra del giro veloce. Sì, diciamo forse che cominciando il valzer dei pit stop, forse il pit stop di Krikkonen potrebbe essere un po' un avviso di chiamata per gli altri, anche se appunto recuperare su chi emetterà magari poi un'altra gomma più morbida non sarà facile, però comunque Krikkonen sicuramente proverà ad arrivare fino in fondo, quindi è un bel avviso di chiamata anche per gli altri, ecco, quindi bisognerà vedere cosa faranno gli altri. Anche hanno tutte gomme nuove, cioè sia questa maglia con la quale sono partiti, e quindi Venticelli può farli, e poi le soft sono tutte immacolate dalla quale FIA. Dimmi, Ernest. Vai sull'onboard di Ferra, puoi notare che l'anteriore sinistra è leggermente segnata. Sì, c'è una scanalatura, diciamo, sulla tre quarti verso sinistra, c'è un'intagliata. C'è un segno, sì, che fa vedere un Ferra leggermente in difficoltà con il... con la gomma, una terra sinistra, che è la più sollecitata ovviamente a causa di questi curvoni ad ampio raggio, soprattutto qui curva 3, ed è un Ferro che vede riavvicinarsi con ancora una volta un po' di effetto elastico River Marathon, che è il solito maratoneta, un po' alla volta, chilometro dopo chilometro si avvicina. Vediamo cosa farà. Attenzione, anche perché anche Leutz, adesso che non ha più l'impiccio, diciamo così, di Krikkonen, si sta rifacendo sotto un pochino ai primi, può fare il suo passo, quindi io penso che stia cercando anche un overcut nei confronti del pilota Mercedes. Vai box anche Robin, è pronta la Art. E se i ragazzi tengono altri due giri, fossi in Leutz, un undercut con la gomma soft che di secondi ti permette di guadagnare tanti per rientrare in lotta con i primi due, sarebbe molto intrigante, ed anche per River per attaccare la prima posizione. Ah, ma penso che i primi stiano puntando a mandare la soft alla fine. Io invece sono anche curioso, scusate se lo aggiungo, anche di Doctor Who, che comunque è lì, quindi bisogna vedere anche lui che cosa farà. Sì, ha fatto finora una gara serena, ecco, nonostante credo ci sia stato un po' uno scossone al via per l'incidente avvenuto dal suo compagno di scuderia Kiko Driver. Insomma, stando in parte insieme ci può stare un po' di rammarico e lasciarsi prendere, e fortunatamente in realtà entra la virtual safety car, quindi gara per il momento neutralizzata. E un Kiko che tra l'altro non ha nemmeno abbandonato, non mi è apparso dalla lobby in basso, quindi è rimasto lì al muretto box ad aiutare sia il team. Stefano Garino in teoria team principal, o comunque l'abbiamo letto più volte in chat, ad aiutare i ragazzi in casa Red Bull. È rimasto anche Chicco ad aiutare eventualmente il buon Claudio. Doctor Who 15.91 per cercare un attacco al podio, 4 secondi per il momento da Leutz, un Leutz che rimane lì stabile a 9 secondi da River Marathon, ma è un River che continua ad avvicinarsi a Ferra quasi sotto i 2 secondi, ed è una gomma di Leutz, mi permetto di dire, credo anche più segnata di quella di Ferra. Adesso l'andiamo... sì, già si intravede di più, ecco, sempre lì sulla sinistra, sempre sulla 3-4. Segnalo che Leutz nei confronti di Krikkonen, da quando si è fermato, ha guadagnato un secondino. Errore di Krikkonen. Ah, è stato largo a curva 4. Sì, le gomme completamente sporche. Invece io dico che River Marathon ha guadagnato 7 decimi rispetto a 2 giri fa su Ferra, quindi Ferra in questo momento sta cercando probabilmente di allungare con le gomme che ha, però bisogna vedere quanto durerà questo allungo su River Marathon. Io credo che se qualcuno vuole sbottonarsi già da questo giro potrà fermarsi, soprattutto fossi il Leutz, che ha 9 secondi e mezzo per mettere più pressione ai primi due, che ovviamente con un undercut a 9 secondi non si prendono, ma già se si avvicina in quota 6, qualche penalità magari per i limiti della pista, un piccolo errore, una gestione della gomma eventualmente migliore che potrebbe fare Leutz, visto che finora ha sì gli stessi giri di Ferra e River, girano su tempi abbastanza simili, ma Leutz con quella gomma media ha fatto 4-5 sorpassi,
Anzi, credo solo 10 su Kregonen, dovendo andare molto profonda e staccata, quindi che ormai è un penso po' spremuta. Tutti su gomma soft, e penso che massimo 12 giri ci potranno fare, quindi credo forse a questa, ma proprio sarebbe strano, e già dalla prossima secondo me inizieranno a fermarsi. Secondo me entra adesso Ferro. Vedremo dove finiranno eventualmente anche con Kregonen, anche se commettendo quell'errore non penso dovrebbe essere un pericolo. Proseguono entrambi 12 giri, cioè più di 12 giri è veramente arrivi sulle tele, quindi secondo me a questo giro proprio se hanno una buona gestione già a questo giro si possono fermare, anche perché hanno gomme soft nuove a disposizione dato che la qualifica è stata bagnata. Prosegue anche Doctor Wu, e allora teniamo eventualmente Mati Puzzo, che comunque una gara ordinata anche per lui. Che piccolo errore, qualche testa coda come precedentemente chiamato dalla chat e dal buon Lorenzo. Torna in box, è il primo che plausibilmente andrà sulla gomma soft. Preciso con il pit limiter, ovviamente passa Kregonen, era abbondantemente davanti a Mati Puzzo, che ci aspettiamo la gomma a banda rossa anche per capire quel che sarà il ritmo, l'eventuale velocità, la possibilità essenzialmente cronometrica, e se Kregonen potrà difendersi diciamo nei confronti di Leutz. Per il momento a quanto si no, è trova? Molto 39 a 27, ha perso, ah sì, è tantissimo, ha perso è molto da quando ha messo la hard, ha perso costantemente ogni giro, e giusto, oltretutto ovviamente adesso Leutz monterà una gomma rossa, quindi poi ha fatto l'errore, sì, infatti a 27 continua secondi da Leutz, continua anche River. Bene, per Ferra non mi stupisce, cioè a meno che a meno di una gomma eccessivamente usurata, ha margine per poter rimanere in pista e cercare quindi di non arrivare troppo tirato con la soft, insomma. Dentro a Dottoru. Occhio un errore. Robby? Sì. Sì. La 5. Ho visto un pallino blu, pensavo che fosse Kregonen, quindi mi sono un attimo impanicato. Allora, inquadratura stretta sulla gomma rossa montata. Attenzione. Da Dottor Wu. Scusami, che Ferro ha perso mezzo secondo. Sì, 1.8 River. Continua ad avvicinarsi, sempre più definita la sagoma della Mercedes davanti ai suoi occhi. Arriva soprattutto qui nel T2, anche comunque è sembrato il tratto dove è più nel mood, più fluido. Kregonen intanto va a sopravanzare Doctor Who, che si era appena fermato ai box, quindi è arrivato di slancio Kregonen. È segno anche di quanto ha perso, in effetti, da quanto ha montato questa gomma hard nei confronti di Leutz. Visto che Doctor Who era abbondantemente lontano dal pilota Aston Martin, vediamo come si muovono Ferra e River Maron. Io onestamente fossi in Ferra un po' di timore che River fa un undercut, ce l'avrei, infatti va ai box proprio per questo. Scusate, c'è una bellissima lotta fra Doctor Who e Kregonen, eh? Sì, giustamente con il vantaggio di mescola. Vediamo se tenta un attacco qui alla 10, anche se è abbastanza lontano, nel momento mezzo secondo, ma c'è la seconda zona di DRS. E vedrai lì davanti vanno tutti quanti ai box, non dovrebbe accadere nulla durante il cambio di mescole, sono tutti abbastanza lontani ai box, quindi Ferra, River Marathon e Leutz per montare gomma soft. Vediamo Kregonen con Doctor Wu, a te se va. Allora, adesso appunto siamo nella chicane finale, vediamo se appunto Doctor Wu tenterà il sorpasso, che è plausibile, ma non credo, perché comunque è abbastanza distante, perché ha fatto un leggero errore in uscita dalla chicane, quindi si è fatto soltanto vedere, perché se non avesse fatto quell'errore leggero probabilmente l'avrebbe superato. Potrebbe arrivare alla 4 e anche qualche punto differente visto il vantaggio di mescola, doppio vantaggio di mescola. Vediamo se ci prova qua in staccata. No, si fa soltanto vedere, sì. Quindi si sta facendo soltanto vedere per fargli un po' di paura. Sì, sono primi giri ovviamente di estremo vantaggio per Doctor Wu, ed è un Kregonen che in questo modo, magari cercando di difendersi, potrebbe cercare di stressare ancora di più, non solo grazie alle temperature roventi, anche poiché sta splendendo il sole qui sul circuito del Mont Melo, la gomma soft di Doctor Wu, che molto titubante in trazione, questa gomma soft può dare decisamente di più, molto più coraggioso invece in frenata, dove l'effetto elastico anche lo avvicina molto visivamente a Kregonen. Intanto Leutz
con il Valzer dei Pistop ha perso un secondino per la verità da River Marathon, che invece è rimasto lì plafonato sui 2,5 secondi con Ferra. Sì, adesso però Ferra sta guadagnando di nuovo qualcosina su River Marathon, quindi è bello anche che sta recuperando. Tanto vediamo però appunto Dottor Who su Krikkonen se questa volta riesce a portarsi questo sorpasso a casa. Su rettilineo ovviamente aprendo il DRS e se lo porta a casa, e quindi passa in quarta posizione con un Krikkonen che ha montato le gomme dure, ma non gli sta portando ovviamente vantaggio. È stato decisamente particolare, perché per tutta la settimana la strategia media hard sembrava la favorita, quella anche per andare al traguardo sereni, e invece questa qualifica con le gomme intermedie ha portato, ecco, i piloti ad avere tutto il lotto delle gomme nuovo, fresco, disponibile. Anche il fatto che non si sono bisticciati troppo, che non ci sono stati troppi duelli prolungati, giusto quello tra Krikkonen e Lewis, ed è proprio una lotta che ha portato con Krikkonen a stressare tanto, ma lo vedevamo fin dai primi giri un po' in difficoltà, le proprie gomme, decidere di calzare la gomma a banda bianca portata dalla Pirelli, mentre tutti gli altri invece educati e rapidi anche con questa gomma soft. Arriva intanto un giro veloce per Ferra, 1:18.930. Sarà interessante anche questa lotta per questo punticino extra, poiché se proprio deve arrivare questo giro veloce arriverà al massimo nei prossimi tre giri, se i piloti vogliono tirare, anche perché la gomma soft sì, arrivano fino alla bandiera a scacchi, ma già al quinto giro dovrebbe cedere e non permettere di fare questi 18 alti. Sì, a meno che qualcuno non faccia un pit stop come nella Formula 1 reale per un giro veloce, ma non credo. Magari i piloti delle ultime posizioni, tipo Naspaz, Alex Pilotino, Robby, se la sentono, visto che comunque sono in 9 con il sistema di punteggio ampliato. Per la verità tutti i ragazzi della Prime vanno a punti quest'anno, visto che abbiamo ampliato a 12, essenzialmente il 12esimo prende un punto, 2 l'11esimo, 3 il decimo, 4 il nono, e poi dall'ottavo si riprende il sistema classico. E Naspaz tra l'altro ancora deve fare la SOS. Ah, sì, in effetti si è fermato nei primi giri. No, è doppiato, quindi deve ancora fare la sosta, sì. 23 giri di gomma media per Paolo Nasonte. Comunque chilometri di esperienza importante anche questa per lui. Arriva di nuovo River ad affacciarsi sulla soglia dei 2 secondi con Ferra. Una costante gara fin dal primo giro sul cronometro tra i due. Quindi questa lotta a distanza, ecco, mettiamola così. Molto molto bello. Un altro secondo perso da Lewis. E comunque volevo dire anche un'altra cosa di Krikkonen, che appunto battagliando con Lewis, come hai detto tu Raffa, ha stressato anche tanto il consumo dell'ERS, quindi anche quello ovviamente è influenzato, perché se adesso deve raggiungere appunto Dottor Who non ha tanto ERS per prenderlo, quindi anche questo è uno svantaggio nei suoi confronti. Dalla chat intanto ci dicono che in Messico il posteriore della Ferrari non esiste più, a quanto pare dopo Leclerc credo sia successo qualcos'altro in queste sessioni di prove libere del venerdì. Si avvicina, arriva sotto i 2 secondi intanto River nei confronti di Ferra, un River che lo seguiamo proprio dal suo onboard alla caccia, e la prima posizione 1,7 secondi, un po' di elastico sono ancora lì. Dalla chat sempre c'è un po' di goliardia con il fatto che Paolo Naspaz andrà fino al fondo con questa gomma media e strategia, ma eviterei, ecco, almeno nell'ultimo giro, ricordandosi però che ha doppiato di mettere la gomma soft per concludere questa gara e non essere squalificato dal gioco. 26esimo giro in conclusione, inizia ora il 27esimo, sempre con River Marathon alla caccia di Ferra. Sempre dalla chat per chiudere ringraziamo anche il buon Luca Flamino, che ancora una volta ha rinnovato l'abbonamento mensile, e ai ragazzi di YouTube che eventualmente seguiranno questa live, verrà poi ricaricata come premiere proprio, ovviamente sul nostro canale YouTube Formula Italia Team. Un saluto, una buona sera, però purtroppo non siamo live, passate su Twitch la sera, gli appuntamenti sono sempre i soliti, lunedì, martedì, giovedì e venerdì, con i vari campionati marchiati FIT, e per chiacchierare anche direttamente, insomma, lì vedete i ragazzi della chat ci danno anche una bella mano nelle gare un po' più quiete, ecco, combattute sul cronometro come questa tra Ferra e River, però magari in pista non abbiamo avuto troppa azione come potrebbe capitare a Singapore. Ah no, Singapore quest'anno non c'è, che grande musica. Stavolta si inverte intanto il trend, è un River apparentemente più in palla nel T1 dove guadagna su Ferra, nel T2 Ferra è riuscito a riprendersi quei 2 decimini, a ricacciarlo sopra
il muro di questi fantomatici 2 secondi per il momento più bilanciati qui nel T3, almeno in questa tornata. E comunque un river molto educato, molto fluido, almeno dal suo onboard. Abbiamo fatto un giro intero con river, andiamo a fare un giro intero in questo momento con Ferra, anche per vedere se i piloti iniziano a prendersi qualche rischio, a sbottonarsi, come qui staccata a curva 1, dove Ferra inizia a spostare un po' il muso della sua Mercedes verso sinistra. In anni passati, quando i danni al fondo non c'erano, vedevamo i piloti iniziare a sfruttare veramente tanto, anche oltre il cordo. Ecco, provi ad andare a frenare con l'anteriore destra, in quel caso, sulla linea, dove sì c'è poco grip, ma in questo caso fu rimasi estremamente sorpreso da Mike in Russia, perché faceva una traiettoria che nessun altro andava a compiere. Bandiera gialla nel T3, attenzione alle potenziali safety car. Non è sempre Roby, è sempre Roby. Purtroppo alla 11, sì, in trazione, immagino, saltandoli sul cordo all'interno. Urca, ovviamente la gomma adesso è salita di temperatura, questa gomma, ma questa gomma hard. Alex Pilotino stava facendo quasi la stessa identica cosa di Roby 2 secondi dopo. Ferra sta per trovare intanto il DRS di una Ferrari davanti a lui, immagino Alex Pilotino non va a smanettare sul volante il l'avatar virtuale. Di nuovo bandiera gialla, questa volta Roby arriva al ritiro nel T1 ed attenzione alle potenziali safety car, e arriva safety proprio in questo car, momento Roby in trazione alla 1, l'ha persa. Alex Pilotino si salva dal doppiaggio di Ferra, una spazza vai box per cambiare. Ah, mannaggia, fortuna che avevo detto era semplice, dai, tutto sommato si frena dritti. Purtroppo una spazza prende questa penalità, dai, 5 secondi che aveva preso prima, esatto, e magari è anche Krikonen box giro. Era un master plan, Krikonen è una buona idea, quella di fermarsi, sì, perché era su una strategia che al momento l'avrebbe condannato, e soprattutto esce davanti a Matipuzzo, perché ha parecchio margine. Se la safety car ricompatta il gruppo, Krikonen potrebbe seminare un po' di tempesta tra Leuz, Dr. Wu, River Maradon lì per la prima posizione, e capirà anche se River deciderà di attaccare Ferra, perché vede il bottino grosso adesso decisamente. Sarà curioso vedere davanti se qualcuno deciderà di fermarsi e montare una rossa nuova, perché comunque River, ricordiamo che stanno molto tirati, e magari avere una rossa un pochino più aggressiva potrebbe consentire ad esempio a Leuz, che ha margine per uscire in quarta posizione, di fare questa mossa. E River invece ha margine per riuscire secondo, sono 14 secondi su Leuz, c'è cioè la safety car, sicuramente i 23-25 secondi per la sosta si accorciano. Infatti vai box River poteva permettersi secondo me di andare un po' più forte in questo T3, ha rallentato questa, tanto. Questa è una gran mossa, ragazzi. C'era Alex Pilotino davanti che stava aspettando il delta. E allora sicuramente, e spero, faranno lo stesso Leuz, Dr. Wu. Mi dispiace per Ferra, autore di una grandissima condotta in gara. Ma il primo se si accorge, il primo è sempre quello che sbaglia. Che se si fosse fermato, gli altri non l'avrebbero seguito. E viceversa, cioè quello che faceva era sbagliato. Non è comunque una situazione facile, perché siamo al 30° giro. Di norma la safety car negli ultimi due giri non entra mai, per esperienza lo abbiamo visto. Non so se rientrerà già da questo per poi lasciare almeno due giri liberi ai piloti, 2-3. Quindi bisogna anche vedere se River farà in tempo ad accodarsi. Lui credo di sì, ma Leuz, Dr. Wu sono ancora separati. Ci aiutiamo adesso con la grafica in sovrimpressione. Sta arrivando River, che tra l'altro davanti a lui si trova il doppiaggio di Alex Pilotino. Credo farà un altro giro la safety car, perché hanno i piloti dopo che è uscita non si sono accodati subito. Farà sta pregando, sta spingendo Mylander, rientra. Si trova in un panino rosso tra la nuova livrea della vettura di sicurezza marchiata Mercedes e la Ferrari invece di Alex Pilotino doppiato, che River potrebbe arrivato creare qualche intanto, difficoltà quindi a River, sì. Io comunque, ragazzi, aggiungo una cosa. L'abbiamo un po' chiamata sta safety car, perché all'inizio io ho chiesto a Raffa, ma ci sono state safety car nelle precedenti edizioni? Voilà, l'ho chiamata. A ogni bandiera gialla c'era un po' di timore, tanto safety car che
probabilmente farà un altro giro perché i lampeggianti sono ancora accesi, non è arrivato nessun messaggio. E allora per Ferrari si complicano davvero tanto questi ultimi giri. Per carità, non ha una gomma finita, perché anche per lui questa safety car gli allunga un po' la vita. Fossi River starei molto attento. Sì, c'è cioè, fatto una mossa strana, Alex, esatto. Che... è vero che è doppiato, quindi non dovrebbe rompere nulla se lo prende, però... No, no, adesso è solido. Allora forse aveva fatto qualche mossa strana, perché l'ho visto trasparente nell'ultima curva. Forse magari stava sbinnando e allora la macchina è diventata... Dal live timing fortunatamente non arriva nessun danno, quindi tra l'altro tutti comunque si sono fermati con questa safety car, tranne Ferra, quindi eventuale rientro che potrebbe starci anche per Matipuzzo dopo qualche difficoltà nei primi giri. Ferra deve sfruttare il cuscinetto Alex Pitadino in partenza. Sì, assolutamente. Ho queste fasi un po' di gruppo che ha rallentato vigorosamente. Per Lewis è un po' la terra promessa, comunque vedere Ferra lì davanti con una gomma usurata rispetto a noi. Approfittiamo della safety per dire che è già pubblicato il driver of the day. Giusto, grazie mille. Allora andate su Telegram, Formula Italia Team Official Channel, per votare il vostro pilota del giorno. Chi vi ha fatto più emozionare, che credete che in questi ultimi giri potrebbe piazzare la zampata vincente. Sarà un Ferra che sicuramente vorrà scappare, dovrà subito impiattare una grandissima ripartenza. Safety car che spegne le luci e quindi si ripartirà tra pochissimo. Seba, finora hai un pilota di giornata, un tuo preferito che vuoi segnalare o aspetti anche della bandiera a scacchi? No, lo dico già, Lewis, lo so ragazzi, mi sono affezionato a Lewis, però io lo considero pilota di giornata perché ha fatto veramente una bella gara, un bel recupero, ha trovato anche secondo me i momenti opportuni, e quindi anche comunque con qualche battaglia, però sta portando a casa, non portiamo di sfortuna ovviamente, un bel risultato, quindi se lo merita. E intanto riparte il Gran Premio di Spagna, quarto round con la Premier League. Ottimo scatto da parte di Ferra, che riesce a lasciare lì Alex Pilotino e Lewis, e va subito all'attacco di River Marathon, che difende l'interno, poi si riaccompagnano verso l'esterno alla staccata di curva 1 con Lewis, che ha anche la traiettoria virtuale esterna che potrebbe diventare interna, ma River Marathon riesce a chiudere bene in curva 2. Un po' di lotta anche nelle retrovie con Matipuzzo, che era sembrato riuscire ad affiancare un Krikkonen, che sta provando a portare di nuovo la sua Mercedes in top 5. Vanno entrambi al doppiaggio di Naspaz, di davanti un secondo e mezzo per Ferra di vantaggio nel momento su River Marathon. Un giro mamma e mezzo mia, alla ansia, fine. Che ansia, povero Ferra! Nell'abitacolo di Ferra è rovente. Bella comunque questa safety car che aggiunto un po' di pepe a questi ultimi giri. Quindi bella anche questa variabile. Molto vicino Matipuzzo a sfruttare tutta la pista in impostazione della nuova. Ha alzato un po' di terriccio proprio all'ingresso della campsa, ha perso un po' di contatto con Krikkonen, era addirittura sotto il decimo. C'è Naspaz che sta creando un po' di problemi in questa fase, ovviamente il ghost di Paolo Nasonte, che comunque viene doppiato e si fa da parte, diciamo, lascia i piloti scannarsi essenzialmente in questi ultimi 4 km e mezzo che tra poco verranno iniziati da parte di Ferra a caccia della seconda vittoria stagionale. Per il momento 3 vincitori differenti in questa Prime, così come erano i Pullman. Potremmo trovare il quarto proprio in Fabio Ferracini, in attesa dei risultati ufficiali. Attenzione perché arriva molto vicino ancora una volta Leutz nei confronti di River Marathon in staccata, sembrava piantato River, saltano entrambi sul corto all'interno, lotta tra Krikkonen e Matipuzzo, ma Matipuzzo è valungo, allora l'incrocio di traiettorie favorisce Krikkonen, che di nuovo risale in quinta posizione. È stoica questa difesa alla staccata di curva 1, sia prima con Leutz che adesso anche con Matipuzzo. Torniamo su Ferra, che vede i decimi assottigliarsi tra la sua prima posizione e quella di River Marathon, che dal secondo e mezzo adesso scende a 1 e 2, ma è l'ultima tornata. DRS ovviamente disabilitato, è andato largo lì Ferra, sicuramente ha ricevuto un avviso. Se fosse stato già a quota 2 sarebbe stato un enorme dramma. No, è il primo per lui, fortunatamente per lui. Allora bravo nell'essere pulito nei precedenti 32 giri, più un settore di virtual safety car, due giri di safety car che invece sì, gli hanno creato molti problemi nel dover guardare negli specchietti in questi ultimi due giri, ma così come i precedenti 30 giri li ha condotto anche questi ultimi due in maniera egregia. E allora va in trazione,
Purtroppo siamo un po' scottati da quanto detto in passato con la Prime qui in Spagna, ma in attesa dei risultati ufficiali, Fabio Ferracini, Ferra87, vince il Gran Premio di Spagna in Prime League, quarto round della stagione 2021-2022. Lo fa davanti a River Marathon, poi Leuz a chiudere il podio, quarto, Doctor Who ancora autore di una gara solida, e un Kregonen altrettanto solido nel tornare di nuovo in top 5. Certamente un peccato, diciamo, visto che scattata dalla seconda posizione aveva fatto una davvero bella qualifica, e il gioco intanto assegna proprio il voto del Driver of the Day, così come suggerito c'è da Sebastiano. Voi potete ancora votarlo su Telegram, ma un voto in effetti speciale va a Leo, visto comunque la safety car finale non è che gli ha dato tanto di più di ciò che si era già costruito in pista. E allora champagne per Ferra, River Marathon e Leuz, che festeggiano in questo modo sul podio al Montmeló. Tra pochissimo avremo questi tre piloti qui in party con noi per le consuete interviste post-gara, quindi se i ragazzi dalla chat vogliono porre qualche domanda ai primi tre classificati possono tranquillamente farcele pervenire proprio tramite la chat di Twitch, che su YouTube dispiace, come detto, passateci a trovare su Twitch che è un attimo. Tanto ci prendiamo una piccola pausa in modo che i primi tre ci raggiungono qui in party, e poi torniamo, come detto, con le interviste post-gara con Ferra, River Marathon e Leuz, e poi via via gli altri classificati: Doctor Who, Matti Puzzo, Krikkonen, Alex Pilotino, Naspaz e i due ritirati, Robby, che ha causato l'ingresso della safety car negli ultimi giri, e Kiko Driver, purtroppo ai primissimi 100 metri allo spegnimento dei semafori, purtroppo in trazione ha perso la sua Red Bull e ha concluso la sua corsa contro le barriere. Piccola pausa e poi torniamo con le interviste ai primi tre. Molto bene, eccoci tornati in diretta con le consuete interviste. I primi tre classificati di questa serata, con, come detto in precedenza, Ferra davanti a River e poi Leuz. Iniziamo proprio da Ferra, Fabio Ferracini, secondo successo stagionale, una gara che negli ultimi giri sicuramente ti ha portato a guardare negli specchietti, mentre per il resto essenzialmente sul cronometro, davvero bella la lotta con River a distanza, però sempre lì a battere sul timer. Ciao Raffo, buonasera a tutti. E sì, dai, è stata bella. Gli ultimi giri ho sudato, pensavo che la safety mi fregava ancora come è successo in Cina. Stavolta però sono riuscito a ripartire bene. Leuz poi mi ha aiutato, penso, perché ha tentato il sorpasso su River, era quello che speravo anche io. E poi niente, qualifica sul bagnato è andata bene, la gara sono riuscito a gestirla. Pensavo, io ero partito con l'idea di fare gialla bianca senza troppi rischi, ma poi riuscivo a tenere un buon passo. Christian ce l'avevo, si avvicinava, io poi allungavo un attimo, si avvicinava ancora, facciamo un po' ad elastico, insomma, e sono riuscito a tirarla più lunga per mettere poi le rosse. Pensavo nella beffa della safety, ma è andata bene stavolta. Molto bene, grazie mille. Secondo posto invece, come detto, conquistato da River Marathon. River, non credo speravi un remake del 2019, sarebbe stato troppo, dai, degli ultimi No, giri. no, 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 no. Ciao a tutti. E niente, questa gara mi sentivo bene. E
Peccato che nei primi giri giravo malissimo. Sarà che mi è venuto un po' il braccino, difatti giravo 21,3, 21,2. Quando in prova facevo 20 e mezzo. Niente, insomma, più o meno diciamo che il distacco l'ho perso tutto all'inizio, cioè diciamo in qualifica, perché partendo terzo ho passato subito il suo compagno di squadra di Ferra, però lì avevo già 2 secondi e più o meno visto che coi tempi eravamo lì con io Ferra. E niente, poi è stata tutta una gestione di gomme fino alla safety car. E che niente, ho detto beh, mettiamo una rossa nuova, tanto Lewis era 14 secondi, 15, ho detto al massimo se non vai box lo risupero. Solo che alla ripartenza ho fatto una ripartenza un po' così, stavo per perdere e niente, Lewis mi stava superando, io ho dovuto tirare una staccata nel rettilineo perché sennò perdevo la posizione. E niente, erano 2 giri dalla fine, era impossibile superare Ferra. E niente, volevo fare i complimenti a Ferra che insomma è andato molto forte. Grazie Cristian, grazie E infine veniamo al terzo posto di Lewis, eletto dal gioco Driver of the Day per l'incredibile risalita e, mi permette di dire, anche complimenti per lo splendido duello con Crema. Magari ai fini della gara è stato poco utile, però ha movimentato molto la lotta su un circuito che diciamo non consente troppo. Grazie, intanto buonasera a tutti. Allora, qualifica bella. beh, allora. La gara è stata strana perché non mi sentivo tanto confidente con la pista, ho provato tanto ma non è che andassi bene, però in gara mi sono trovato tranquillo, ho detto ma strano, è la prima volta, cioè una delle poche volte che succede. E poi con la lotta con Rikkonen è stata molto entusiasmante, ok, che non serviva a niente per per i piloti davanti che c'erano, insomma. Però insomma è stato parecchio intenso e poi verso la fine ho provato, ho avuto la speranza, mi hanno dato un'occasione, però ho detto no, dai, non voglio esagerare, già ho fatto la cappellata settimana scorsa, ho detto meglio stare un po' tranquilli. Quindi in più voglio fare i complimenti sia a River che a Ferra, che hanno fatto una gara veramente da cardiopalma proprio, o da cardio, oppure da pardiocalma, o meglio ancora secondo me. River è classicamente ne fa di cardio e River prossima settimana cardio a passeggiare a cercare le buche lì in Azerbaigian che è pericoloso. Il rettilineo è lungo però, Oddio, io odio quella pista lì, cioè, boh, cioè, infatti speravo di vincere oggi, almeno ho detto beh, se va male a Baku almeno vinco oggi, invece è andata male. chi lo sa. Speriamo a Baku, ma Baku io l'ho sempre vista molto male. Fabio, invece te a Baku ti presenti insomma, sempre più leader, no? Una decina di punti, magari già inizia la tattica al braccino, oppure anche lì a dare tutto, perché tutto sommato oggi comunque hai martellato sul cronometro. Diciamo non c'è stata la lotta in pista, ma la spinta c'è stata. Beh, come diceva Christian, sì, come diceva River prima, alla fine lui è stato, ha perso quei 2 secondi, 2 o 3 secondi all'inizio che per superare Christian, per superare Krikkonen, ma anche perché il passo era quello. Lui allungava e io poi davo uno strattone anche io, eravamo ad elastico, quindi penso che se fosse stato lì ce la saremmo giocata penso tutta la gara. Questo non lo so, però boh, sarebbe da rifarla, ma va bene così, accetto questo primo posto. E niente, per settimana prossima non lo so, non dico niente perché quando dico che le piste mi piacciono vengono fuori disastri, quando dico che non mi piacciono riesco a vincere, quindi non dico niente e vediamo come va. Molto bene, Seba, vuoi fare qualche domanda prima di entrare oltre a dichiarare il tuo tifo per Leutz?
Sì, esatto. Allora, io faccio complimenti ovviamente a tutti e tre, come sempre, lo faccio sempre con tutti i piloti perché partiamo proprio da Ferra. Io ho notato una bellissima e proficua tua costanza nei tempi, cioè vedevo che comunque è vero che non è che hai distaccato di tantissimo River Marathon, però comunque eri sempre lì tra i 3 secondi, 3 secondi e mezzo, anche se a un certo punto mi sono un po' preoccupato perché adesso non mi ricordo in quali giri addirittura lui ti ha preso 7/8 decimi, quindi ho detto ma un attimo un calo, però visto che poi ti sei ripreso, quindi comunque bella bella costanza nei tempi perché non è facile, quindi veramente veramente bravo per la tua costanza nel distacco, in queste cose qua. E non Grazie capivo come mai a un certo punto tu non entrassi quasi più ai box. Ho detto, ma quando entra? Quando entra? Poi sei entrato proprio così mille. all'ultimo. Sì, ma Hai perché fatto veramente in l'idea, ma ritardo. infatti come ho detto prima, l'idea era fare gialla bianca. Poi sono riuscito a tenere, diciamo, questo elastico con River e quindi l'ho allungata, diciamo, la gialla. Poi perdevo, mi sono ricordato dei dossi, del problema che hanno avuto altri piloti in altre categorie questa settimana e quindi c'avevo l'immagine di quei video che vedevo nel sito dove rompevano il fondo, quindi andavo veramente, cioè c'è stato tipo penso 10 giri a inizio gara che non prendevo il cordolo, non li prendevo per paura di rompere il fondo. Poi quando vedevo che Christian si avvicinava e poi allungavo, prendevo bene le traiettorie e tutto, però ho cercato di rischiare il meno possibile. No, ma comunque hai fatto bene e comprendo proprio la tua cautela. E poi invece tu, River Marathon, che hai fatto una bellissima ripartenza dopo la, cioè, dopo la safety car, quindi una bellissima ripartenza. È bello questo secondo posto, quindi veramente bravo che ne hai approfittato. Quindi la safety car io penso che ti abbia aiutato. Ma no, secondo me no, no, perché lo stavo, cioè volevo, cioè ci speravo di andarlo a prendere, solo che la safety car ho detto ma cavolo, poi ho visto Alex pilotino davanti a me, ho detto no, e sì, infatti ho detto se c'è la Ferra solo davanti ok, ma Alex pilotino davanti, ho detto no, cavolo, perché poi lo vedevo fisico durante la safety car, non lo vedevo fantasma. Allora ero lì, ho detto, oddio, forse rimane fisico, mi tocca superarlo davvero. Però ho visto che solo in safety car rimane fisico, dopo diventa fantasma. E niente, sono ripartito un po' male, come ho detto, la stavo quasi perdendo e ho dovuto tirare una staccatona nel rettilineo perché sennò Lewis mi superava e niente, insomma. Va bene, e invece Leutz, che tu, come appunto io ho detto commentando, peccato per la tua qualifica, perché comunque ti sei dovuto prendere la penalità, adesso non mi ricordo con chi ti sei toccato in Portogallo, quindi sei partito Inferno. indietro con Ferra, ok? Perché non mi ricordavo. Quindi poi comunque hai fatto una bella rimonta, piano piano, in sordina anche in un certo momento, ma comunque hai battagliato anche, quindi un po' tutte e due le cose. Quindi bel terzo posto e a mio parere, io non è che sono di parte, ma secondo me, oltre al fatto che il gioco dice che sei pilota della gara di giornata, secondo me lo sei anche, diciamo, in generale, perché comunque hai fatto veramente una bella bella gara. Grazie. Beh, cosa dovrei dire sinceramente? La gara è stata molto complicata, anche per questione di assetto, essenzialmente, perché non si riesce a trovare una quadra giusta, soprattutto in Spagna, essendo una delle piste che faccio più fatica. Però comunque, come ho detto prima, sono andato anche abbastanza tranquillo dopo una certa, insomma, cioè, sono più che felice di aver fatto questo risultato. Io ti faccio i miei complimenti, veramente, veramente bravo. Grazie. Molto bene, grazie mille per l'analisi Seba. Direi che possiamo passare al Driver of the Day, votato dai ragazzi dalla chat. Un voto che viene
preso da Ferra con il 38% delle preferenze, andati a Grigor e Matipuzzo, River Marathon ed Alex Pilotino. Quindi complimenti a Fabio e buona serata, ne approfittiamo anche per salutarci con i primi tre classificati. Grazie e buonanotte Fabio. Ciao Raffaele, grazie, buonanotte a tutti. Vale lo stesso ovviamente per River, ciao Cristian. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. E ovviamente per Leuz, buonanotte Leo. Buonanotte a tutti. Direi che siamo in conclusione, io al solito vi rimando ai vari social marchiati Fit, Instagram, Facebook, Telegram, siamo davvero ovunque, soprattutto sul sito www.formatenanteam.com. Io ringrazio ovviamente anche Sebastiano per essere stato la voce tecnica, l'aiuto al commento di questa serata, grazie Seba, buonanotte. Buonasera, buonanotte, grazie ragazzi, grazie di tutto, ci vediamo alla prossima, ci sentiamo alla prossima. Ed ovviamente anche alla direzione gara, Lorenzo ed Ernesto e tutti i ragazzi nel corso della settimana tra DG e regia si sono avvicendati con i campionati qui in Spagna. Credo sia rimasto Lorenzo? No, forse Ernesto? No, sono a raccogliere le opinioni dei ragazzi in stanza. Va bene, dai, anche a tutta la chat, anche questa settimana splendidi, bellissimi, continuate a followare che siamo prossimi a quota 1000 e organizzeremo cose, faremo giveaway probabilmente, vedremo, stiamo lavorando su cose anche per coinvolgervi di più, visto che ve lo meritate. Prossima settimana si riparte come sempre da lunedì con la Sport League, con i campionati marchiati Fit in quel di Baku in Azerbaijan. Anche da parte mia, Raffaele Lelli, per voi Roche è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte, ciao! Buonanotte a tutti!